Vorrei leggere parte della lettera che ha mandato il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, in cui chiede la preghiera. Leggo solo alcune parti. Mese di ottobre, la Terra Santa, e non solo, è stata precipitata in un vortice di violenza e di odio mai visto e mai sperimentato prima. In questi 12 mesi abbiamo assistito a tragedie che per la loro intensità e per il loro impatto hanno lacerato in maniera profonda la nostra coscienza e il nostro senso di umanità. La violenza che ha causato e sta causando migliaia di vittime innocenti ha profondamente colpito il senso di comune appartenenza alla Terra Santa, alla coscienza di essere parte di un disegno della provvidenza che ci ha voluti qui per costruire insieme il suo regno di pace e di giustizia e non per farne un bacino di odio e di disprezzo, di rifiuto e di annientamento reciproco. In questi mesi ci siamo già espressi chiaramente su quanto sta avvenendo e abbiamo ribadito più volte la nostra condanna di questa guerra insensata e di ciò che l'ha generata, richiamando tutti a fermare questa deriva di violenza ed avere il coraggio di individuare altre vie di risoluzione del conflitto in corso che tengano conto delle esigenze di giustizia, di dignità e di sicurezza per tutti. Anche noi, però, abbiamo il dovere di impegnarci per la pace, innanzitutto preservando il nostro cuore da ogni sentimento di odio e custodendo invece il desiderio di bene per ciascuno. E poi impegnandoci ognuno nei propri contesti comunitari e nelle forme possibili a sostenere chi è nel bisogno, aiutare chi si sta spendendo per alleviare le sofferenze di quanti sono colpiti da questa guerra e promuovere ogni azione di pace, di riconciliazione e di incontro. Ma abbiamo anche bisogno di pregare, di portare a Dio il nostro dolore e il nostro desiderio di pace. Abbiamo bisogno di convertirci, di fare penitenza, di implorare perdono. Vi invito perciò ad una giornata di preghiera, digiuno e penitenza per il giorno 7 ottobre prossimo, data diventata simbolica del dramma che stiamo vivendo. Il mese di ottobre è anche il mese mariano. E il 7 ottobre celebriamo la memoria di Maria Regina del Rosario. Ciascuno con il rosario o nelle forme che riterrà opportune personalmente, ma meglio ancora in comunità, trovi un momento per fermarsi e pregare e portare al Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il nostro desiderio di pace e di riconciliazione. Con l'augurio di ogni bene, Pier Battista, Cardinal Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Le intenzioni di preghiera di stasera per la pace nel mondo. Preghiamo per la pace del mondo, perché si spengano i fuochi di guerra che sconvolgono popoli e nazioni e si rinnovi in tutti la consapevolezza di una fraternità universale.
Preghiamo per tutti i popoli oppressi dalla guerra. Non perdano la speranza di un futuro di pace e con l'aiuto della diplomazia internazionale vedano sorgere nuove vie di dialogo. Preghiamo per i governanti. Non cedano alla tentazione della violenza e della sopraffazione, ma perseguano scelte per custodire la pace e far crescere il bene comune. Ci alziamo in piedi. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, in quest'ora drammatica della nostra storia, mentre eventi di guerra e di violenza continuano a devastare interi popoli e nazioni, accogliamo il grido di pace di Papa Francesco e affidiamo alla Vergine Madre il nostro desiderio di pace. Con piena fiducia e filiale abbandono volgiamo lo sguardo verso Maria, la madre del principe della pace, perché accolga il nostro anelito di pace. Preghiamo. Ci soccorra, o Signore, la preziosa intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, perché liberi da ogni discordia e violenza possiamo godere della tua pace per Cristo nostro Signore. Amen. Primo mistero, l'annuncio e la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Per tutte le famiglie che soffrono a causa della guerra, per i bambini, vittime innocenti, per le madri e i padri che si sentono impotenti a proteggere i propri figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Per tutti coloro che si trovano a soffrire le conseguenze della guerra e perché i governanti e tutte le persone si aprano alla logica evangelica delle beatitudini, alla mitezza, alla misericordia, all'azione per la giustizia e per la pace. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, ogni cielo così in terra.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel piano di mistero. Gesù in croce riconcilia l'umanità. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Gesù Cristo è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Per tutti i popoli in guerra, perché superino le nemicizie e le contrapposizioni politiche ed economiche, di razza, di nazione e di religione, aprendosi così a quella riconciliazione globale e universale
che Gesù ha pagato a mezzo della sua stessa vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Immacolata, la pace. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Per la Chiesa e per ciascun cristiano, perché prendiamo tutti coscienza di aver ricevuto la pace e la riconciliazione come primo dono del risorto, perché le guide religiose e civili si adoperino per la riconciliazione e la pace tra i popoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di tutti i malati solleva il dolore. Consola
Quinto mistero. Maria è incoronata regina della pace. Dal libro dell'Apocalisse. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Chiediamo a Maria, regina della pace, immagine della Chiesa e dell'umanità nuova, di intercedere per la riconciliazione dell'umanità intera e particolarmente dei popoli che vivono in Terra Santa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Proteggi il cammino di un popolo.
Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria. Prega. Santa Madre di Dio. Prega. Santa Vergine delle Vergini. Prega. Madre di Cristo. Prega. Madre della Chiesa. Prega. Madre della Misericordia. Prega. Madre della Divina Grazia. Prega. Madre della speranza, prega. Madre purissima, prega. Madre castissima, prega. Madre sempre vergine, prega. Madre immacolata, prega. Madre degna d'amore, prega. Madre ammirabile, prega. Madre del buon consiglio, prega. Madre del Creatore, prega. Madre del Salvatore, prega. Vergine prudente, prega. Vergine degna di onore, prega. Vergine degna di lode, prega. Vergine potente, prega. Vergine clemente, prega. Vergine fedele, prega. Specchio di perfezione, prega. Sede della sapienza, prega. Fonte della nostra gioia, prega. Tempio dello Spirito Santo, prega. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega. Dimora consacrata di Dio, prega. Rosa mistica, prega. Torre della santa città di Davide, prega. Fortezza inespugnabile, prega. Santuario della divina presenza, prega. Arca dell'alleanza, prega. Porta del cielo, prega. Stella del mattino, prega. Salute degli infermi, prega. Rifugio dei peccatori, prega. Conforto dei migranti, prega. Consolatrice degli afflitti, prega. Aiuto dei cristiani, prega. Regina degli angeli, prega. Regina dei patriarchi, prega. Regina dei profeti, prega. Regina degli apostoli, prega. Regina dei martiri, prega. Regina dei confessori della fede, prega. Regina delle vergini, prega. Regina di tutti i santi, prega. Regina concepita senza peccato, prega. Regina assunta in cielo, prega. Regina del rosario, prega. Regina della famiglia, prega. Regina della pace, prega. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. O Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto agli uomini la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, rendi all'umanità che tu ami la tranquillità tanto desiderata e invocata, perché formi una sola famiglia, unità nel vincolo della carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Concludiamo questo momento di preghiera presentando a Maria Santissima la nostra richiesta di pace piena e duratura. Questa è un'ora buia, Madre. Ci immergiamo nei tuoi occhi luminosi e ci affidiamo al tuo cuore, sensibile ai nostri problemi. Esso non è stato esente da inquietudini e paure.
Madre, tu nelle prove sei stata coraggiosa, sei stata audace. Hai confidato in Dio e hai risposto all'apprensione con la cura, al timore con l'amore, all'angoscia con l'offerta. Quando sul Calvario una spada ti ha trapassato l'anima, tu, donna umile, donna forte, hai tessuto di speranza pasquale la notte del dolore. Ora, madre, prendi ancora una volta l'iniziativa. Prendila per noi, in questi tempi lacerati dai conflitti e devastati dalle armi. Volgi il tuo sguardo di misericordia sulla famiglia umana, che ha smarrito la via della pace, perdendo il senso della fraternità. Intercedi per il nostro mondo, in pericolo e in subbuglio. Maria, tante volte tu sei venuta incontro, chiedendo preghiera e penitenza. Noi però, presi dai nostri bisogni e distratti da tanti interessi mondani, siamo stati sordi ai tuoi inviti. Ma tu, che ci ami, non ti stanchi di noi. Prendici per mano e guidaci alla conversione. Fa che rimettiamo Dio al primo posto. Aiutaci a custodire l'unità nella Chiesa e ad essere artefici di comunione nel mondo. Richiamaci all'importanza del nostro ruolo. Facci sentire responsabili per la pace. Vergine Maria, da soli non possiamo farcela. Riportaci a Gesù, che è la nostra pace. Perciò, Madre di Dio e nostra, noi veniamo a te. Cerchiamo rifugio nel tuo cuore immacolato. Invochiamo misericordia, Regina della Pace. Ti affidiamo le nostre vite e la Santa Chiesa, perché, testimoniando al mondo l'amore di Gesù, sia segno di concordia e di strumento di pace. Ti affidiamo il nostro mondo, in special modo i paesi e le regioni in guerra. Prima della benedizione facciamo la preghiera per la pace tutti insieme. Signore Dio nostro, Padre del Signore nostro, e Padre dell'umanità intera, che nella croce del tuo Figlio e mediante il dono della sua stessa vita a caro prezzo hai voluto distruggere il muro dell'inimicizia e dell'ostilità che separa i popoli e ci rende nemici, manda nei nostri cuori il dono dello Spirito Santo affinché ci purifichi da ogni sentimento di violenza, di odio e di vendetta, ci illumini per comprendere l'unità insopprimibile di ogni persona umana e ci infiammi fino a consumarci per un mondo pacificato e riconciliato. Nell'amore, Dio, sono le speranze dell'uomo e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto diventino sensibili alle sofferenze dei poveri e di quanti subiscono. Fa che promuovano nella nostra regione e su tutta la terra il bene comune e la pace duratura. Vergine Maria, Madre della Speranza, ottieni il dono della pace per la
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la madre del tuo Figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Amen. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi conceda ogni virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore. Amen. Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie.